Ciao a tutti, oggi vorrei condividere con voi i miei preferiti del momento. Direi di partire come al solito dal tè. Sto bevendo principalmente tè bianco, che è una tipologia di tè molto delicata, e il mio preferito è questo qua con mirtilli, fiori e lemongrass. È della English Tea Shop e io l'avevo preso a Budapest, quindi non so se qua in Italia è reperibile o meno. Comunque ha un sapore veramente delicato, leggermente dolce. Fantastico, io me ne sono letteralmente innamorata. Questa volta anche un cibo preferito, ovvero i crostini. E per crostini intendo del pane tostato con olio e origano. Io in particolare me li faccio fare da mia mamma al forno e vengono super croccanti, sono deliziosi. Poi me li faccio sbriciolare, quindi ho questi piccoli pezzettini di pane croccanti che sono la fine del mondo. Mi piacciono tantissimo da soli, con la carne, nel passato di verdure, con la frittata, li mangio veramente con tutto, vanno bene ovunque. E lo so che è una cosa veramente semplicissima, però in quest'ultimo periodo mi sono fissata. Sarà che ho trovato la giusta combinazione degli ingredienti, la giusta doratura al forno. Non lo so, sono attratta inesorabilmente dai crostini. Un'altra cosa che sto adorando follemente è la parrucca che indosso. Questa mi è stata inviata dal sito Eva Air, ho fatto anche un video dedicato in cui vi spiego come funziona il sito, com'è la parrucca, come si indossa e quant'altro. Quindi se siete curiosi vi lascio il link nelle schede qua sotto in descrizione. Comunque sono veramente in fissa con questa parrucca perché è di una qualità veramente eccezionale, è morbida, poi è leggermente mossa, mi piace il taglio. Mi piace il colore, in questo modo posso ritornare pastellosa tutte le volte che voglio senza dover tingermi i capelli, starci attenta a curarli e quant'altro. Semplicemente mi metto la parrucca e sono perfetta. Sto poi amando le camicie, una in particolare che mi avete già visto indossare in diversi video, ovvero questa camicetta a maniche corte con tanti gattini stampati sopra. Ripeto, ha tanti gattini stampati sopra, quindi già solo per questo è da adorare. E inoltre è quel qualcosa di semplice che si abbina facilmente a tutto, da portare per tutti i giorni, veramente molto comoda, è anche abbastanza fresco come tessuto. Niente, io semplicemente la adoro. Questa l'ho presa da Bershka e l'ho pagata, se non sbaglio, 9,99 euro e miglior acquisto finora. Sempre a proposito di gatti, non potevo non citarvi questa cover. Sono letteralmente ossessionata da questo manichineco perché è bellissimo. Vorrei farci 1000 foto perché è stupendo, cioè è favoloso, è magnifico, non c'è altro da dire. È una di quelle cover in gomma morbida che sì, rende leggermente ingombrante il cellulare, ma non mi interessa perché è stupendo, veramente bellissimo. Questa cover l'ho pagata, se non sbaglio, 5 euro su AliExpress ed è stato per me un affarone perché da quando l'ho comprata la metto praticamente sempre. Per quanto riguarda le letture, ho due manga di cui vorrei parlarvi. Direi di partire dal volume autoconclusivo, ovvero La voce delle stelle di Makoto Shinkai e Mizu Sahara, edito dalla Star Comics per 5,90 euro, ed è il manga tratto, se non sbaglio, dall'omonimo film di Makoto Shinkai. Una storia che mi ha distrutto. È tristissimo questo volume, mi ha fatto salire un magone tremendo perché parla di una coppia che si ama ma che non può stare insieme perché è separata da una distanza sia spaziale che temporale e è veramente struggente come volume. Nonostante abbia un'ambientazione un po' fantascientifica, distopica, che non viene mai approfondita del tutto, nonostante il finale mi abbia lasciato il cuore a pezzi, è una serie che ho trovato veramente molto interessante. Sono curiosa però di recuperare il film perché spero racconti qualcosa di più, perché un solo volume non basta secondo me per raccontare una storia del genere. L'altro manga è invece La collina dei pesci rossi delle Peach Pit, edito sempre dalla Star Comics al prezzo di 4,90 euro. La serie è composta da 5 volumi, io ho appena terminato il quinto volume. E wow, è stata una serie secondo me fantastica, veramente bellissima. Peccato che l'ultimo volume non mi sia piaciuto, cioè è l'unico volume che non mi è piaciuto perché ho trovato il finale veramente molto affrettato, molte cose non vengono spiegate. Non lo so, sono rimasta insoddisfatta. È uno shoujo comunque carinissimo con dei disegni spettacolari. Io amo particolarmente il tratto delle Peach Pit, quindi
non mi ha deluso affatto in questo senso, ed è una storia che parla principalmente di amicizia e dell'importanza dei ricordi della propria infanzia. Nishiki è una ragazza che si autodefinisce aiutatrice e aiuta infatti i suoi compaesani. Vive in un paese pieno di colline, per questo appunto la collina dei pesci rossi. In queste sue peripezie riscoprirà un po' il suo passato, in particolare i suoi amici di infanzia, perché infatti ha dei problemi di memoria. I personaggi di questa storia li ho adorati, mi sono piaciuti veramente tutti, soprattutto i fratelli Tono, ovvero la bambina qua in copertina, Akai, che è tipo il mio spirito guida, la adoro. Pur essendo una bambina piccola, è veramente molto perspicace, intelligente, ama gli intrighi, indagare, insomma, è fortissima. E poi Con, cioè, bellissimo. Parlando di accessori, mi sono letteralmente innamorata di questo zaino, ovvero il Konken. Non di questo nello specifico perché mi è appena arrivato, è il mio regalo di compleanno da parte dei nonni, ma di quello di mia sorella. Infatti in questo periodo che ci sono state un po' le vacanze, il ponte e quant'altro, mia sorella era qua, quindi io ne ho approfittato per rubarle lo zaino e andarci in giro sempre, al lavoro, alla fiera del libro, ovunque. Mi sono letteralmente innamorata perché è comodissimo, a parte che ci sta dentro tantissima roba, è super resistente e nonostante abbia delle bretelle minuscole, non mi ha mai fatto male la schiena. Cioè, non so come sia possibile, per tempo di libri lo avevo stracaricato di roba e non ho mai avuto male alla schiena. Sono stata in piedi praticamente 12 ore, niente, cioè... È fantastico, per me è una cosa abbastanza inconcepibile perché gli zaini mi danno sempre un po' fastidio se li carico troppo. E invece questo lo posso riempire fino a scoppiare che non mi dà nessun problema alla schiena, cioè è favoloso. E poi sì, penso che da ora in poi sarò follemente innamorata di questo perché, diciamocelo, ha un colore pazzesco. Parlando invece di cose comode, nell'ultimo periodo ho indossato sempre solo queste Vans, che sono le ISO 1.5 Plus, se non sbaglio, poi vi lascerò comunque scritto il modello in descrizione, e sono delle Vans comodissime, con una soletta veramente morbida, sembra di indossare delle ciabatte, perché tra l'altro sono in un tessuto veramente leggerissimo, e niente, le indosso sempre per uscire, lavorare, quando sono andata alla fiera del libro, cioè sempre, perché sembra di stare in pantofole, sono la comodità fatta a scarpa secondo me. Uno dei miei prodotti beauty preferiti al momento è questa maschera per capelli, belli capelli di Lush, è a base di henné ma non colora e gelsomino. È una maschera che va applicata sui capelli asciutti, quindi prima di lavarli, e io non la applico su tutta la lunghezza ma solo nella parte in cui ho i capelli decolorati, perché hanno bisogno di maggiore nutrizione. Devo dire che ho notato una grande differenza, mi piace veramente tantissimo ed ha un odore forte, intenso, che persiste per tantissimi giorni. È una cosa che non mi dispiace, però per alcune persone magari potrebbe essere un problema, quindi ve l'ho detto per questo motivo. Come vi avevo accennato sul blog, sto seguendo tanti anime in quest'ultimo periodo e uno dei miei preferiti è Natsume Yujinshu, ovvero Natsume degli spiriti. È un anime secondo me bellissimo perché parla appunto principalmente di spiriti, demoni, fantasmi della tradizione giapponese, una cosa che a me ha sempre affascinato, e quindi è bello secondo me sapere la storia che c'è dietro ogni spirito. Inoltre il protagonista viene aiutato da uno spirito a forma di manekineko, che è tipo fantastico perché è super divertente, spiritoso, un po' cinico, però è adorabilissimo, cioè io adoro Nyanko Sensei. Questi erano quindi i miei preferiti dell'ultimo periodo, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto che cosa state adorando voi al momento. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!